uno per uno i protagonisti della stagione 2011-2012. Cominciamo dai portieri e ma li conoscerete già, hanno scelto anche la loro numerazione. Arriva dal vivaio del Milan, nello scorso anno al Piacenza, due presenze, quest'anno punta su Gubbio per affermarsi. Ha scelto il numero 32, Antonio Donnarumma. Classe 1991, lo scorso anno ha indossato la maglia del Gubbio, 5 presenze, un rigore parato contro il Como. Indosserà la maglia del Gubbio e con la maglia del Gubbio numero 1 Marco Farabi. Nessuna sconfitta lo potrà scalfire, staremo insieme per tutta la vita, ti seguiremo in ogni... Passiamo al settore difensivo, è uno dei più giovani, classe 1993, arriva da uno dei vivai più importanti a livello nazionale, l'Atalanta. Ha scelto il numero 39, Alberto Almici. Eccolo qua, buonasera. Classe 1984, difensore anche lui, lo scorso anno ha indossato la maglia del Gubbio, indosserà per la maglia del Gubbio il numero 23, Giovanni Bartolucci. Uno dei veterani della squadra, in ordine strettamente alfabetico, eccolo qua, è tornato. Istinto animale della vittoria. Un altro giovane, si dice di lui un gran bene, arriva dal vivaio dell'Inter, classe 1992, centrale difensivo, ma è un jolly difensivo, indosserà la maglia numero 13, Simone Benedetti. Perché di Gubbio noi siamo fieri. Continuiamo ancora con i difensori, e che difensori! Classe 1982, difensore centrale, già lo scorso anno una doppietta con la Salernitana, era il mese di dicembre, il nome è Marco, la maglia sarà quella numero 6, il suo cognome è Briganti. Il Briga! Vice capitano della squadra. Un altro giovanissimo, lo scorso anno si è andato a fare le ossa in maniera molto proficua a Bastia, di proprietà del Gubbio, classe 1992, ha scelto la maglia numero 26, Primo Brunelli. Classe 1990, anche lui lo scorso anno con la maglia del Gubbio, indosserà il numero 33, Antonio Caracciolo. Eccolo qua Antonio Caracciolo, un gol anche per lui, rocambolesco col Monza. E andiamo ancora col pacchetto difensivo, beh, lui lo si riconosce subito, non solo per la capigliatura ma soprattutto per la grinta, come tutti i suoi compagni, classe 1982, ha scelto il 22, ma possiamo dire il suo numero storico era il numero 3, Simone Farina. Non è presente questa sera con noi, ma lo sarà ben presto perché è impegnato nel Mondiale Under 20 con la maglia del Portogallo. Mario Rui Silva Duarte indosserà la maglia numero 11, è un difensore, proviene da Fatima in Portogallo. Applauso per lui, ovviamente lo conosceremo presto al ritorno dal Mondiale Under 20. Saliamo a centrocampo e saliamo subito a centrocampo con uno che il centrocampo lo regge bene, perché non vorrei essere nei panni dei suoi avversari, perché trovarselo di fronte non è sicuramente cosa semplice, un vero e proprio baluardo. Classe 1981, il numero non poteva essere che il 4, il suo gol lo abbiamo applaudito in tutte le salse, Rodrigue Bosper. Avversario che affrontano il campo, i lupi lo braccano, a lui non da scampo, istinto animale della vittoria ha fatto.
è un volto nuovo per la stagione che si sta per aprire, classe 1981, dal Siena Marcel Bouquet con la maglia numero 64. Spalle i segni dei ceri, perché di Gubbio noi siamo fieri. È umidissimo per lui, anche un club lo hanno intitolato, la banda Puntini Puntini, classe 1988, il suo numero è il 16, Emanuele Gaggiotti. Vabbè. Classe 1989, centrocampista dall'Inter, ha giocato nel Piacenza lo scorso anno, indosserà la maglia numero 21, Alberto Gerbo. Sempre a centrocampo, classe 1988, dallo scorso anno al Gubbio, pedina preziosa soprattutto nel finale di stagione, ma preziosa anche nelle imitazioni, ci dicono, fuori dallo spogliatoio, maglia numero 15, Mattia Montefusco. Ciao Mattia. Ne ha fatti sicuramente di chilometri nella scorsa stagione, classe 1989, centrocampista con la maglia del Gubbio. Quest'anno indosserà la maglia numero 10, Silvano Raggio Garibaldi. Il centrocampo si chiude davvero con il leader, non solo del centrocampo, ma della squadra. Voglio recitare un messaggio di uno di voi tifosi inviato nella trasmissione Fuori Gioco. È stato avvistato un UFO, porta la maglia numero 8, Alessandro Sandriani. Saremo insieme per tutta la vita, ti seguiremo in ogni partita, gioire, soffrire allo stesso momento, è vero amore quello che sento. Forza, forza Gubbio, rosso nel mio cuore, la squadra di Tempieri. Tempieri per il nostro capitano, tra tanta nebbia continuiamo ancora, è il reparto offensivo, classe 1988, indosserà la maglia numero 20 dal Gubbio anche nello scorso, nella passata stagione, Daniele Bazzoffia. Quasi irriconoscibile. Taglio tattico per Daniele. Uno dei nuovi volti. Uno dei nuovi volti della stagione arriva dal Siena, ma lo scorso anno ha vestito anche la maglia della Juventus e ha segnato con la Juventus in Europa League. Classe 1991, ha scelto la maglia numero 7, Niccolò Giannetti. Non può finire nessuna sconfitta, lo potrà scalfire, staremo insieme per tutta la vita. Ancora sponda bianconera quella toscana del Siena, classe 1993, con la maglia numero 28, Christian Kraus. Tanti volti nuovi in attacco, arriva dalla Lazio, ma ha maturato esperienze importanti in Serie B con il Crotone e con l'Ascoli, uno dei suoi gol tra i più cliccati di YouTube. Classe 1990, avrà la maglia numero 19, Ettore Mendicino. Ancora in attacco, ha indossato un altro rosso-blu nell'isola con il Cagliari, 34 presenze in 3 anni e 4 gol, classe 1991, il numero 30 lo porterà nella maglia del Gubbio, Daniele Ragazzu. I colori del cuore che per me valgono più dell'onore, portiamo sulle spalle i segni dei ceri, perché di Gubbio noi siamo fieri. Il pacchetto offensivo potrà contare anche su un ariete importante, è stata la telenovela dell'estate ma si è conclusa a lieto fine, classe 1985, di proprietà del Parma, ma nelle ultime 3 stagioni
con l'Atletico Roma, 56 gol e sicuramente la promessa di farne tanti con il Gubbio. Arriva appunto dall'Atletico Roma, avrà la maglia numero 9, Daniel Ciofani. Da ultimo, ma non certamente per ultimo, anche perché il più giovane, classe 1994, attaccante dal Fano, maglia numero 17 per Simone Smacchia. Staremo insieme per tutta la vita, ti seguiremo in ogni partita, gioire e soffrire allo stesso modo. Questo è il Gubbio 2011-2012. Vogliamo salutare anche stasera comunque altri quattro giocatori, non sono tesserati con il Gubbio, sono appunto in prova, potrebbero esserlo, ma sono con noi stasera Mosibe Ezara dal Real Madrid, Divine Fonjoc del Ravenna, Antonio Esposito dall'Inter e Pasquale Rea, che era già con il Gubbio 2 anni fa. Un applauso anche a loro.